Ben ritrovati amici sportivi con il consueto appuntamento del lunedì per vedere quanto è successo nel weekend in tutti gli sport che riguardano ovviamente la nostra regione e il nostro comprensorio. È tornata a giocare la pallavolo con una secca vittoria della Volley Soverato alla sesta giornata di ritorno con il Sant'Elia, un 3-0 che conferma la squadra del presidente Matozzo al sesto posto in classifica. Adesso ci occupiamo di calcio, perdonateci una segnalazione di parte, contentissima ancora per il bel risultato del Catanzaro, una giornata ancora verso un traguardo che non osiamo nominare ma che al quale ci speriamo tutti quanti ovviamente. Ma noi, come sapete, ci occupiamo particolarmente dei campionati regionali, del calcio regionale, e quindi vi lasciamo alla consueta carrellata di tutte le categorie, dall'eccellenza alla terza. Due terzi del campionato andati, oggi si disputava la 20ª giornata, la quinta del girone di ritorno, e la Gioiese si ferma ancora con un altro pareggio dopo quello, il primo del campionato di domenica scorsa, pareggia in casa con la Stilo Monasterace per 0-0. Ne approfitta soltanto lo Scalea ad accorciare le distanze, che portandosi a 7 punti di distacco con la vittoria ottenuta sull'ultima in classifica, Lacri. Quindi lo Scalea si porta a 40 punti, la Gioiese 47. Invece non ne approfittano le inseguitrici di domenica scorsa, Promosport e Reggio Mediterranea, che sono state fermate sul pareggio. La Reggio Mediterranea in casa contro il Brancaleone, era riuscita la squadra regina a rimettere in carreggiata una partita che si era trovata in svantaggio per il gol del Brancaleone di Montero sul calcio di rigore all'inizio della ripresa. Poi era andata sul 3-1 con due gol di Salvador e la rete di Fioretti, ma poi in 20 minuti alla fine Favasulli e Carbone avevano riportato la partita in parità. L'altra squadra, come dicevamo, la Promosport, pareggia 1-1 a Gioiosa Ionica contro Gioiosa Ionica, con rimontando anche lo svantaggio iniziale di Ir Nasr per quanto riguarda la Gioiosa Ionica, con il gol di Colosimo al 67esimo. Perde l'Isola Caporizzuto in casa contro la Morrone, e dopo essere andata in vantaggio con Leto si fa superare dalla doppietta di Misuri. Poi ancora Leto riporta la squadra isolana in parità, ma al 92esimo Azzinnari per la Morrone ottiene i 3 punti appunto per la squadra cosentina. 1-0 del Rende sul Cersale, un Cersale che non riesce a recuperare posizioni in classifica. Sperava almeno in questa settimana di poter scavalcare qualche squadra, particolarmente Bocale o Gallico Cotone, che è stato fermato in pratica sul vento della partita contro il Bocale, quindi questa partita non si è giocata tra Bocale e Gallico. E quindi dicevamo in Cersale sperava di ottenere un punteggio, un punto, invece viene sconfitto. Bel pareggio invece ancora una volta per quanto riguarda il Soriano di mister Umberto Scorrano, un pareggio che è maturato nel secondo tempo dopo che si è trovata sotto di 2-0, il gol di Mollo e di Neves per la Paolana, ma poi ci hanno pensato Greco e Macri esattamente all'87esimo a riportare sul 2-2 il risultato finale. Tutte vittoriose le squadre di testa del campionato di promozione Girone B in questa quinta giornata del girone di ritorno. Ognuna delle squadre assolve il compito assegnato, e per questa
settimana, andando a vincere e anche largamente alcune per mantenere le posizioni di testa della classifica. Ne fa 5 la Vigor Lamezia all'ultima della classifica Melito, con una bella cinquina appunto la squadra di testa della, appunto del campionato, e quindi con una tripletta di Foderaro e poi gol di Perciamontani e Silvagni. Anche la seconda in classifica, la Palmese, addirittura ne fa 6 in questo caso, con tanti giocatori, 6 giocatori diversi a segnare i 6 gol. Quindi mantengono la posizione e le distanze di 3 punti Vigor Lamezia e Palmese, ma continuano anche ad inseguire e cercano di potersi avvicinare proprio alla zona altissima della classifica, al primo e secondo posto. Anche l'Ardore, che vince 3-0 contro il Ravagnese, il San Giorgio che batte 2-1 il Bivongi Pazzano, il Comprensorio Archi che ne fa 3 all'Atletico Maida, quindi qui anche qui un 3-0, e lo Sporting di Catanzaro Lido che va a vincere fuori casa a 5 fronti con un 3-1 che quantomeno fa recuperare le posizioni in classifica alla squadra di Alessandro Pisano. Quindi dopo la vittoria di domenica scorsa per 4-1 contro il Ravagnese si potrebbe parlare di un recupero da parte della squadra catanzarese nelle zone alte della classifica. È difficile ancora poterne parlare perché la classifica dice 34 punti contro i 37 del Comprensorio Archi, ma non sarebbe questo il problema, quanto il problema sono i 44 della Palmese, e sapete benissimo che se ci sono più di 10 punti o 10 punti di distacco tra la seconda e la quinta, il playoff non si fa. Però vedremo, ancora mancano 10 giornate di campionato per questo finale di stagione. Oltre alle 6 vittorie di cui abbiamo parlato, 2 soli i pareggi, 2-2 dell'Eliese contro il Capo Vaticano e l'1-1 del Roccella a Melicucco. Quindi un Roccella che quantomeno si mantiene ancora diciamo a ridosso della zona play-out e quasi fuori, agli stessi punti dell'Atletico Maida, quindi recupera la posizione proprio rispetto alla squadra catanzarese. Non conosce ostacoli il San Nicola da Crissa, giunto al 17° risultato utile consecutivo, frutto di 13 vittorie e 4 pareggi. Oggi è andato a vincere a Rombiolo per 2-0, quindi mantiene la prima posizione della classifica, con un distacco aumentato sulla seconda, in quanto Virtus Rosarno si ferma sul pareggio a Martelletto contro il Martelletto Settigiano 1-1, e quindi viene scavalcato in seconda posizione dal Borgia, che nell'anticipo di sabato va a vincere a Montepaone per 1-0 con il gol di Irie Bisaro al 74°. Quindi la squadra di Fioretti espugna batte la compagine di Caracciolo, e quindi nel derby del Catanzarese la spuntano appunto i borgesi, che stanno facendo un gran bel campionato e si riportano in seconda posizione in classifica, lamentando ovviamente ancora, una volta l'abbiamo già ricordato, la sconfitta dell'ultima giornata proprio a San Giorgio, che in pratica rende i 5 punti di differenza tra la prima e la seconda. Sale ancora in classifica il San Calogero Calimera, che va a vincere 2-1 contro il Prasar, e segnaliamo anche la bella vittoria della Città di Guardavalle 2-1 contro il Real Mileto fuori casa, quindi un risultato sempre accettabile e apprezzabile. Vince anche il Badolato in casa nell'anticipo del sabato contro il Real Pizzo, una bella vittoria con il gol nel secondo tempo di Iaggiu,
e anche qui si tratta di uno straniero, ovviamente tanti sono ormai gli stranieri che giocano nei nostri campionati minori. Vince anche il derby, l'altro derby del Catanzarese, il Gasperin, che va a battere l'Academy Girifalco in casa battendolo per 2-0, i gol di De Filippo e di Truglia. Bellissima la vittoria, anche se con l'ultima in classifica Nuova Valle. Oggi era proprio una giornata di derby, questa per le squadre del comprensorio del Soveratese, 6-1 del Chiaravalle alla Nuova Valle, con la tripletta di Michele Zaffino, la doppietta di Maida e il terzo gol di Ruzza, anzi il gol di Ruzza della bandiera per quanto riguarda la Nuova Valle. L'altro gol di Maoru per quanto riguarda il Chiaravalle, il sesto gol di cui si parlava per il campionato. Abbiamo già detto delle vittorie delle prime in classifica, abbiamo detto quindi di questa classifica che si sta mantenendo importante, almeno per quanto riguarda le posizioni di rincalcio. Se pensiamo che tra il Borgia, che è secondo, e il Chiaravalle, che è quinto, ci sono soltanto due punti di distacco. Vedremo se il San Nicola da Crista, non ce ne vogliono ovviamente al San Nicola, se riuscirà a mantenere questo ruolino di marcia che per adesso lo sta portando in testa alla classifica con, come dicevamo, l'imbattuto dalla prima giornata. Breve invece il commento questa settimana per la seconda categoria, esattamente il girone C, in quanto si sono disputate due sole partite che erano in pratica partite di recupero delle giornate precedenti. E quasi nulla di nuovo dovremmo dire, perché il Casabona, la prima in classifica, vince per 3-2 contro il Petronà e rafforza la sua posizione in testa appunto della classifica, portandosi a 4 punti sul Pianopoli. E la stessa cosa invece succede continuamente ormai per il Palerviti, che non riesce a venire a capo nemmeno di questa trasferta, perde 2-1 alle Castelle e quindi purtroppo rimane in fondo alla classifica e con soli due punti e ormai vede le altre squadre che si allontanano e diventa a questo punto difficilissimo poter evitare la retrocessione diretta, quella che sapete che tocca all'ultima in classifica. Il comprensorio Coraci, come dicevamo, si porta a 26 punti, 4 punti di distacco sul Pianopoli e 5 punti sull'Amatori Castella. Veniamo ai due gironi della terza categoria per quanto riguarda la delegazione di Catanzaro. Nel girone C il Conflenti corona l'inseguimento all'Excalibur e scavalca anche il Marca, che da un po' di tempo non sanno più vincere, addirittura 3 sconfitte e 2 pareggi per il Marca nelle ultime 5 partite. L'Excalibur oggi si è fatto battere in casa dal Belvedere Calcio, anche se si trattava di un mezzo incontro di alta classifica, e quindi ha avuto la meglio la squadra in trasferta, appunto il Belvedere, che a questo punto si riporta in quinta posizione insieme con il Macca 3, in questo caso a un punto soltanto di distacco dal Marca. Il Conflenti, come dicevamo, con un secco 6-1 sul Girifalco va a portarsi in prima posizione agganciando appunto l'Excalibur. Per il resto della giornata segnaliamo il 2-0 del Cortale sul Marca, appunto, che come dicevamo non sa più vincere, e il 5-1 del Curinga sul Serra Stretta, 2-0 anche del Longobardi Calcio sull'Atletico Feroleto. Il girone D invece continua ad essere dominato dallo Skillegion. Skillegion che va a vincere 3-1 a Soveria Siberi, ma credo che il tecnico Bertolotti se la sia dovuta sudare questa volta,
e certamente si è fatto sentire dai suoi ragazzi nell'intervallo, perché stava rischiando di perdere. Infatti il gol di Prudente al 32esimo del primo tempo aveva portato la squadra di casa, il Real Sovieria, sull'1-0. Poi in 20 minuti ci pensano Torchia, Carello e Alessandro Megna a ribaltare il risultato e a portarsi sul 3-1. Fatto sta che con questo risultato adesso lo Skillation si porta a 9 punti di distacco sulla seconda, in quanto il Goodfellas, che era distaccato di 8 punti domenica scorsa, ha dovuto fermarsi per il turno di riposo e quindi viene anche quasi agganciato dal Vigor Catanzaro che batte il Life Simeri Criti. Non va al di là invece dello 0-0 in Città di Soverato, che sperava probabilmente di agganciare il treno dei playoff contro l'ultimo in classifica. Così non è stato, 0-0 il risultato finale, che lascia la squadra al sesto posto con 14 punti, bene, sono 3 i punti di distacco dalla seconda, però era questo, credo, una giornata su cui i tifosi speravano di poter contare per agganciare appunto le posizioni alte della classifica. Invece va bene allo Staletti, che batte 3-1 il Real Janò, si porta in settima posizione a un punto dalla Città del Soverato e quindi spera anche in questo caso di poter recuperare le posizioni di testa. 4-1 del Real Cropani sulla Kennedy, e quindi la squadra del Kennedy rimane in penultima posizione. Sappiamo che in terza categoria non si può parlare di zone basse della classifica, in quanto non c'è retrocessione chiaramente, però è un po' una cosa di prestigio chiudere all'ultimo o al penultimo posto. E questo per questa settimana è tutto, abbiamo visto quello che è successo sui vari campi e l'appuntamento come al solito è per lunedì prossimo per un'altra puntata di Lunedì Sport.